Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Oggi parliamo di fantacalcio, inizia finalmente la serie sul fantacalcio e niente, come vedete la tipologia di serie, diciamo, di come tratterò il fantacalcio è cambiata. Infatti lo scorso anno portavo semplici consigli di cui vi consigliavo per ogni video 4 tipologie diverse di giocatori se non sbaglio, e per ogni tipologia appunto vi dicevo un giocatore, che ne so, ad esempio dicevo un titolare di una squadra da prendere, un giocatore che prende sempre il buon voto, un top player, uno da evitare, queste cose qui. Invece quest'oggi vi farò semplicemente delle classifiche che alcune saranno in ordine di importanza, altre invece sarà solo un semplice elenco di giocatori. Sono sempre 5 giocatori ad episodio e io oggi direi di iniziare con 5 giocatori top player sottovalutati. Per top player io intendo quei giocatori che o hanno fatto male la scorsa stagione e quindi quest'anno verranno pagati di meno, o semplicemente giocatori che non vengono considerati top player ma alla fine sono top player, o almeno adesso vi farò capire. Ce n'è uno solo di questa categoria ed è un giocatore che è molto molto sottovalutato. Quinto posto troviamo Leonardo Bonucci, per il discorso che vi ho detto che lo scorso anno non ha reso al massimo, quest'anno io penso che faccia una stagione migliore della scorsa, e comunque lo conoscete tutti Bonucci, ha un po' il vizio del gol. La scorsa stagione 35 presenze, 2 gol, 0 assist, 5 ammonizioni e un'espulsione, una stagione molto molto altalenante, partita con tantissimi bassi e migliorata, una media voto che non ho segnato ma comunque si aggirava sul 6 o poco meno. Al quarto posto troviamo quel giocatore che vi ho detto, ossia Remo Freuler. Freuler per me è il giocatore più sottovalutato della storia del fantacalcio. No, a parte scherzi, però negli ultimi 2 anni è il giocatore, penso, più sottovalutato del fantacalcio. Infatti viene molte volte preso come l'ultimo dei centrocampisti, ma in realtà quest'anno 35 partite, 5 gol, 3 assist, 4 ammonizioni, però un'espulsione, quella che inguaia un po' la sua, diciamo, le sue statistiche, una media voto altissima, una media voto che era quasi vicino al 6,5 senza bonus. Un ottimo ottimo giocatore che secondo me verrà pagato poco e quest'anno sarà un vero top player secondo me, ve lo butto lì. Al terzo posto troviamo il ciolito Simeone che quest'anno 38 partite, 14 gol, 5 assist, 3 ammonizioni e 0 espulsioni. Simeone potrebbe fare meglio ancora se la Fiorentina non giocasse l'Europa League, ma qualora la giocasse comunque per me farà molto bene. Sarà un giocatore che non verrà pagato tantissimo, ma potrebbe rivelarsi un grandissimo attaccante. Al secondo posto troviamo Duan Zapata. Zapata per me potrebbe essere quel top player nascosto, diciamo, perché lo scorso anno ha fatto 31 partite, 11 gol solamente, diciamo, però anche 6 assist, con 6 ammonizioni, e con una ammonizione solamente. Però Zapata, diciamo che potrebbe essere il vostro top player nascosto, perché in molti puntano a Quagliarella della Sampdoria, ma secondo me quest'anno le cose cambieranno e Zapata avrà molto molto più spazio e molta più voglia di segnare e far bene. Al primo posto troviamo un giocatore che non c'è bisogno nemmeno che vi dica, Andrea Belotti, che per me è inutile ve lo dico, è un anno che è andato male, tutto qui. E comunque Belotti, un giocatore che è riuscito a fare 26 gol in una stagione, che non è da tutti, cioè non è che un Antenucci a caso, per dire un nome, fa 26 gol in un anno. Quindi io penso che Belotti quest'anno si riprenderà e magari lo potrete stappare a meno dei top player, quindi a meno di Cardi, a meno di Higuain e di gente varia, però potrebbe fare comunque, non dico i loro stessi gol, ma 2-3 gol in meno, 5 gol in meno, che sono tanti, ma comunque sono più di 18 gol in meno a Immobile quest'anno, per farci capire. E poi vi metto un giocatore bonus che è Mattias Vecino, che quest'anno ha fatto 29 partite, 3 gol, 3 assist, 3 ammonizioni e un'espulsione, ma la caratteristica di questo giocatore è che secondo me, diciamo che la mentalità gli è cambiata dopo il gol alla Lazio e soprattutto quest'anno avrà al fianco 2 centrocampisti, ossia il Brozovic migliore, diciamo, e Nainggolan. E questo secondo me migliorerà molto le prestazioni di Vecino, che oltre ad aver avuto più sicurezza, per me con un Inter più completa Vecino potrebbe garantirvi tantissime volte il 6,5 in pagella ed è un giocatore da non sottovalutare. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se non lo siete già. Niente, ditemi se vi sono stato d'aiuto. Io vi saluto e vi ricordo che non c'è nessun prank, è tutto sotto controllo. Bella ragazzi.